Benvenute a tutte e a tutti sul canale. Da quello che starete notando, questo è un video svuota la spesa. Infatti sono stata da Coop e ho speso 45 o 47 euro, ora non mi ricordo, euro, scusatemi, ora non mi ricordo di preciso, e ho comprato un bel po' di cosine. E quindi nulla, parto subito col farvi vedere che cosa ho comprato. Sono, come vedete, due sacchi di robe, quindi partiamo subito. Partiamo da questo e lo metto qua. Aspettate, così riusciamo a fare meglio. Allora, che cosa ho comprato? Ho comprato della linea Vivi Verde Coop questi muesli alla frutta biologici senza olio di palma né romi, che a me piacciono tantissimo. Sapete che mi piacciono nel latte, con lo yogurt, con le fragole fresche, sono buonissimi. Poi ho preso, guardate, qua c'è lo scontrino, così vi riesco a dire in dettaglio. Ho speso 44,60 euro, non ne ho beccata una. Comunque, ho preso tutta questa confezione di prosciutto cotto della Teneroni, prosciutto cotto di alta qualità senza glutine e lattosio, che uso da portarmi a lavoro perché adesso riprenderò a lavorare dato che sono tornata dal viaggio di nozze, quindi comunque assolutamente mi ci vuole. Ora questo video non so quando lo caricherò, però comunque riprendo a lavorare domani. Poi ho preso questi mini burger vegetali di spinaci della Chioene, che mi avete già visto comprare un sacco di volte perché sono buonissimi. Poi ho preso della merenda di Citterio questo prosciutto cotto che mi piace appunto da portare a lavoro quando ho voglia di qualche spuntino, è comunque molto molto buono. E sempre della merenda Citterio ho preso anche il prosciutto crudo. Poi ho preso della linea Fior Fiore Coop 4 mine tartare, queste qua sono molto molto buone e le compriamo spesso, quelle magari grandi. Oggi c'erano queste e le ho prese. Poi ho preso, aspettate che vado a tirare fuori. Allora, questo è un video dove ho comprato due cose molto piccanti, perché sapete che io adoro il piccante e non potevo non comprare questi mini peperoncini che sono gialli piccanti e rossi piccantissimi della Citrus, e sono, presumo, spettacolari. Io adoro veramente il piccante e assolutamente non vedo l'ora di assaggiarli. Tra l'altro, guardate, il barattolino così sfaccettato è molto bello, quindi sicuramente poi lo riciclerò per qualcosa. E quindi non vedo l'ora di assaggiarli. Poi ho preso un fave 0% grassi alla pesca, poi un fave 0% grassi alla vaniglia, e in quest'altro sacchetto di piccante c'è la crema rafano, che è praticamente la salsa di rafano. Il rafano sapete che è una radice piccante, ed è questo della marca Chamelle, e non vedo l'ora di provare anche questo perché veramente io adoro il piccante. Questo con la carne e le verdure secondo me è buonissimo, vi farò poi comunque sapere. Poi passiamo all'altro sacchetto che vado a mettere qua per comodità, e ho preso un pacco di Kinder Paradiso, questa insalata di mare e legumi della Fiorital che mi ispirava tantissimo e domani andrò a mangiare insieme ad Andrea. Poi ho preso questo yogurt fage alla vaniglia, sempre, così ne ho presi due, quindi sempre 0% grassi. Ho preso della Giovanni Rana i Gioia Verde alla zucca, che sono buonissimi, mi piacciono un sacco, così semplice il burro e parmigiano. Poi ho preso questa confezione di mandorle della Noberasco da 99 centesimi, e dato che era l'ultimo ho preso anche queste della Lifestyle, sempre mandorle senza guscio. Poi ho preso una confezione di cocco già tagliato e pulito della Vita Mia, che io adoro il cocco e anche Andrea, non vedo l'ora di aprirlo. Una confezione di succo di limone, questo qua della linea Coop, limoni 100% italiani. Una confezione di chewing gum e Reaction Liberty, che ci piacciono un sacco. E infine ho preso una confezione di fragole della linea Vivi Verde Coop. E direi che questo è tutto, sì, direi che non c'è altro. Sistemiamole qua. E nulla, questa è tutta la mia spesa della Coop. Spero che il video, come al solito, vi abbia tenuto compagnia.
Vi ricordo di iscrivervi al canale, facciamo crescere questo canale, questa community, perché mi piace tantissimo fare video per voi, parlare con voi come foste veramente amiche e amici. Quindi mi raccomando, condividete il canale, iscrivetevi, lasciate un like sotto al video e se potete un commento, anche con dei suggerimenti, se avete qualche video che vi farebbe piacere vedere in particolare. Cercherò di accontentarvi tutte e tutti. E nulla, io vi saluto, vi mando un grosso abbraccio, un bacione, come al solito noi ci vedremo alla prossima. Ciao!